un progetto importante come il PNRR, come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, passa necessariamente attraverso un investimento importante sul capitale umano. È quello che sto cercando di fare io da quando sono arrivato al Dicastero della Pubblica Amministrazione. Stiamo vivendo una fase che io definirei di ripresa dopo 10 anni maledetti, che sono stati gli anni del blocco del turnover, che hanno fortemente impoverito la struttura della pubblica amministrazione, sia quella delle amministrazioni centrali, quindi i ministeri, sia quelle degli enti territoriali. Dobbiamo intervenire sugli enti territoriali, soprattutto perché agli enti territoriali spetta un compito importante, rilevante, come soggetti attuatori del Piano Nazionale. Quindi abbiamo bisogno di rinforzarli dal punto di vista delle competenze, abbiamo bisogno di intervenire sul tema della formazione. Oggi con IFEL parliamo di formazione, perché dobbiamo tenere conto del fatto che l'ulteriore complicazione è che, oltre a un tema quantitativo, c'è anche un tema di competenze in un mondo che sta profondamente cambiando, quindi diciamo che la trasformazione digitale ci impone di intervenire in modo massiccio per portare le nostre persone ad avere dei profili che sono adeguati alle nuove tecnologie, che sono quelle che ci consentono di operare in modo più rapido, in modo più veloce, più snello. Il ministro per la pubblica amministrazione ha presenziato stamattina un incontro a Palazzo San Giacomo sul tema PNRR, il fattore umano, incentrato sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni e in particolare nei comuni, alla luce delle esigenze di qualificazione del capitale umano per l'attuazione del PNRR, che richiede la creazione di nuove professionalità e nuove competenze. È stata anche presentata la quarta edizione del rapporto su personale comunale e formazione, redatto dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, con il quale il Comune di Napoli ha sottoscritto un protocollo d'intesa in materia di finanza, contabilità e fiscalità. Dal 2007 al 2021 c'è stato un calo del personale, dei dipendenti del comparto comunale pari al 28%, quindi è un dato rilevante. Nella maggior parte dei casi questa riduzione incide fortemente sugli uffici tecnici e di pianificazione territoriale, e questo è un altro dato rilevante, anche perché i comuni sono impegnati in una cosa che si chiama PNRR, che nonostante questa situazione di massima del personale e dei dipendenti comunali, i comuni stanno facendo la loro parte molto bene, perché più del 90% delle risorse assegnate stanno marciando in maniera spedita secondo i cronoprogrammi. Non c'è stato più un grande investimento sulla formazione, si è quasi dimezzata nell'arco di 10-12 anni. C'è difficoltà sempre maggiore nel trovare giovani specializzati e qualificati che vogliano venire a lavorare nei comuni. Del potenziamento delle risorse umane nei comuni, sulla necessità di trovare sicuramente degli strumenti di maggiore attrattività, del problema del salario, perché chiaramente per gli stipendi della pubblica amministrazione sono bassi, poi per il rinnovo dei contratti, perché ci sono grandi aspettative, ma anche di trovare forme di rafforzamento per il sostegno ai comuni, sia dal punto di vista dell'assistenza tecnica, ma anche delle regole di bilancio, perché una maggiore operatività dei comuni significa garantire più servizi ai cittadini e anche creare più qualità del vivere.